E bella raga, siamo Smash Jazz, siamo con questo nuovissimo video di Assassin's Creed Brotherhood della The Ezio Collection. Sono tornato a bomba su Assassin's Creed, ma in onore di Assassin's Creed Origins, che dovrà essere presentato questa sera dalle 9, ovvero dalle 21 alle 22 di questa notte, la conferenza E3 di Ubisoft. E raga, io non vedo assolutamente l'ora che venga presentato questo Assassin's Creed Origins, che non si sa tra virgolette il nome, però viene chiamato Assassin's Creed Origins, con l'ambientazione in Egitto. E niente, allora voi direte perché proprio su Brotherhood? Perché ho raccolto le 6 chiavi per prendere l'armatura di Romolo, che si trova esattamente sotto questa galleria, che adesso ci andiamo immediatamente, raga. E ho avuto un po' di inattività ultimamente nel canale perché avevo scuola, ma tanto l'abbiamo finita, penso, come tutti quanti abbiamo finito scuola l'8 giugno. Oddio, forse tranne per quelli che andavano a scuola il sabato, ma adesso non lo so. E mamma mia raga, tanta roba, mamma, meno male. Adesso vediamo se mi ricordo bene la strada. Vi faccio vedere dov'è l'armatura, così la sblocchiamo e ci andiamo a fare un bel cazzeggio, easy. Vicolo cieco, vediamo di qua. Niente. Ok, di qua mi ricordavo bene, se mi ricordo bene è di qua. Ok, di qua. E poi subito, ok, va bene, perfetto. Eccola qui, raga. L'armatura di Romolo si trova esattamente qui. Non so se partirà una cutscene, penso di sì, quindi vi lascio a questo momento epico. Eccezionale, raga, eccolo qui, con gli abiti di Romolo. Quanto cazzo è figo, mamma mia, con la pelliccia del lupo, quanto è bello, raga, con le due lame. Perfetto così, magari usciamo da sta tana e ve lo mostro magari un po' più alla luce. Ok raga, allora sono uscito, però purtroppo si è fatta notte, però comunque si riesce a intravedere bene l'abito e devo ammettere che gli sta veramente veramente bene. Il rosso gli dona veramente molto, Ezio, su questo qua non si discute. E niente, adesso, come avete potuto vedere dalla minimappa, adesso si va assolutamente a prendere, a incendiare una torre dei Borgia, quindi ci becchiamo direttamente lì. Ok raga, è uscito il sole, quindi l'abito si può vedere veramente bene. Siamo arrivati anche al forte, però prima dobbiamo uccidere il capo dei Borgia. Dove abbiamo ucciso lui, possiamo incendiare, spero, la torre. Allora, lui sta là, no? Guida sempre la mia guida. Io ho esperienza con gli assassini, li conosco. Aspetta. Mi conviene girarlo. Tantissimo, mi viene a girarlo tantissimo. Perché lui scappa poi, eh. Aspetta, eh. Vai, corri. Ammazzalo. Oh, perfetto. Ok raga, e quindi mo gli altri praticamente si impauriscono perché io gli ho ucciso il capo. Quindi, vabbè, poi sono grandi e grossi, potrebbero pure rimanerci. E quindi io adesso potrei praticamente andare a incendiare la torre. C'è un sacco di notorietà, mamma mia. Marca troia. Fammi strappare qualche manifesto, vai. Vabbè, nel mentre saliamo, dai, veloci, che sta lì giù. Ok, raga, dai che siamo arrivati, vai Ezio. Perfetto, così. Incendia. Ok, io vabbè, io per ogni cutscene, raga. Oh, trofeo, terrorista. No, terrorista, che terrorista, ma vaffanculo. Vabbè. Allora, il trofeino ce l'ho pure preso a caso, tra l'altro. E vabbè, se è un cazzeggio, raga, dobbiamo ammazzare tante, ma tante. Però se lo sappiamo sta abitante, vaffanculo. Ok. Manchi solo te, eh. Vai, Ezio. Distrutto. Ok, salviamo lui. Li ucciderà tutti, anche se potrebbe volerci. La liberazione di Roma è iniziata. Grazie, Borgia bastardi. Ma voi li contrastate e lottate in maniera impressionante. Potreste insegnarmi la vostra arte?
Ok, raga, che poi tra l'altro ho detto salviamo lui, ma o meglio parliamo con lui, perché lui diventerà un nostro adepto, perché se conoscete Assassin's Creed Brotherhood si basa... No, si aggrappa. Vabbè, abbiamo perso un po' di vita, ma comunque niente di che. Si basa su avere degli adepti assassini che ci aiuteranno durante il nostro percorso della storia, comunque. Ci diamo lui, che è un giornalista, quindi perdiamo la notorietà del 75%, tantissimo, raga, assolutamente. Ok, va bene. Va bene. Ok, ecco altre guardie. Ciao, de che ci vado però? De pugnaletto, eh? Vabbè, ce ne avevo dei cazzotti. E... mamma mia, distrutto! Portacci tua. Ce ne avevo dei pugnaletto, raga, che fanno certi danni. Ah, poi abbiamo quello di Romolo, quindi quello più figo. Oh, un pezzo di merda, vieni qua. Ah! Distrutto tantissimo, raga. Distrutto veramente, veramente tantissimo. Pensavi, che dolore, vai Ezio, vai così. Ok, mo lui lo spacchiamo. Ah, distrutto proprio. Oh, levate. Marcio. Pistolina tattica celata. Ale. Perfetto, sali sul cavallo. Ma che cazzo, dove vai? Ok, saliamo sul cavallo. E niente ragazzi, io direi che per questo video può anche essere tutto. Il cazzeggio non è stato moltissimo, però comunque ci siamo divertiti. L'armatura l'abbiamo sbloccata, è veramente veramente bella. È quasi uguale, identica a come me la ricordavo sulla Blade 3 quando lo giocai ai tempi. E nulla, un bel pollice in su, Instagram e Facebook, link in descrizione. E non vedo l'ora che questa sera annuncino Assassin's Creed Origins. Bella raga.